Ricordo perfettamente l'ultima volta che vidi mio padre. Mise le sue grandi mani sul mio viso e mi disse: "Decidi tu quando morire. Decidi tu quando vivere. Hai capito, Teo? Decidi sempre tu." Allora, Teo racconta la storia di questo ragazzo tossicodipendente che scappa dalla sua routine perché non accetta se stesso, non accetta gli altri, o forse gli altri non accettano lui. Vengono raccontate 24 ore di questo ragazzo nella ricerca di se stesso, dove incontrerà una giovane prostituta con cui avrà un dialogo abbastanza profondo sulla vita per capirne il significato. Allora, il mio personaggio è un personaggio per molti versi abbastanza lontano da me, perché comunque è un ragazzo della mia età sicuramente, che però attraversa un periodo brutto della sua vita, insomma, diciamo la sua dipendenza verso le droghe e soprattutto il fatto di essere allontanato anche dalla famiglia stessa, e questo lo porterà poi a prendere decisioni più o meno sbagliate. Sicuramente Teo racconta quel tipo di fragilità che io avevo quando ero più piccolo, il fatto di lottare molto sull'accettarmi, su accettare la mia sensibilità. Teo per esempio combatte molto questa emotività, nonostante nel corto non ci sia tanto tempo per raccontarlo, però da alcune scene si può evincere questo. Lui combatte molto con la sua sensibilità, quasi a pensare che sia proprio il difetto maggiore da portarlo a renderlo proprio fragile. Io mi sentivo un po' così nella mia adolescenza. Ovviamente ho avuto la fortuna di poi non imbattermi in una situazione così drammatica come la sua e buttarmi sulla tossicodipendenza, però insomma mi sono drogato di cinema al posto di drogarmi di altra roba. Teo è un ragazzo molto apatico a prima vista, è molto apatico, molto quasi la vita l'avesse abbandonato, tra virgolette. Quello che prova è il nulla più totale, quindi la difficoltà per me è stata cercare di trasmettere qualcosa nonostante la sua apatia. Sono molto emozionato per il premio Troisi, perché comunque è un riconoscimento molto importante ed è come se per la prima volta tu vieni, diciamo, i tuoi sforzi vengono ripagati in un certo senso. Il premio Troisi è un po' questo. Bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti. Dimostrare di esserselo meritato. Dimostrare soprattutto, sì, certo, di esserselo meritato e cercare di fare anche il doppio di quello che si è già fatto per raggiungere nuovi obiettivi e nuovi traguardi, ecco. Per me quest'anno sarà molto più semplice l'esperienza del premio Troisi, ringraziando sempre Massimiliano Cavaleri, insomma, il direttore artistico che mi ha voluto di nuovo lì e che abbia, insomma, riconosciuto in Francesco come l'attore emergente di quest'anno per il premio. Sicuramente, perché c'è lui, non lo posso dire, però sarò molto più emozionato perché premiare il tuo attore ti fa sentire anziano, perché già il fatto che premi e non vinci tu è una roba, però nel senso è molto emozionante, soprattutto perché è il tuo migliore amico, quindi premi qualcuno di importante, quindi non è solo un orgoglio personale, anche un orgoglio nei riguardi di una persona, insomma, in cui credi lavorativamente parlando e anche personalmente. Il fatto è proprio questo, che noi riusciamo ad assemblarci completamente, sia quando si tratta di regista, attore, sia quando si tratta di co-dirigere in qualsiasi situazione, e questo non può far altro che aiutare nell'obiettivo finale, perché se sul set c'è questo rapporto, questa alchimia, appunto, è tutto in discesa, secondo me. Che poi l'alchimia vera e propria, forse, che ci accomuna è che ci mettiamo la stessa quantità di passione, cosa che io per Sicuramente. esempio ho tanta difficoltà a volte Sicuramente. e vinco sempre poco
questo tipo di passionalità con altre persone con cui ho collaborato, con altre benissimo, con altre un po' meno, però nel senso l'avere la stessa passionalità per me è sempre stata una cosa rara a trovare, quindi con Francesco invece secondo me proprio la cosa che ci accomuna a prescindere da tutte le cose che abbiamo detto è quella, nel senso che quando siamo lì a scrivere, a girare, ci mettiamo proprio passione, ce cioè, lo vedi, lui si fomenta, mi fomento pure io ed è una cosa rara. Dovrebbe essere sempre così per tutti quelli che collaborano, però Assolutamente. insomma, no. Magari finirà con le più grandi storie d'amore, ma chi lo sa? Va bene. Ma di chi è sta casa? Di mia madre. Ce ne stiamo qualche minuto e poi ce ne andiamo, ok? E come al solito, insomma, sul finale. Salutiamo, spettacolo che Spettacolo. spettacolo.